La ruota è alta 80 metri, Jeff. Cavolo, riesci a immaginarla? Beh, ci sto provando. Chissà che panorama si vede da lassù. Io dico di andarci come prima cosa. Faremo tutto ciò che vuoi. Sei tu che voglio. Non sei ancora stanca di me dopo un intero giorno di matrimonio? Non mi stancherò mai di te. La considero una promessa, cara. Mi sa che ci siamo. Wow, non è magnifico! Come nei dei Plian. Davvero stupendo. Check-in. Ci siamo solo noi? Scommetto che stamattina sono tutti andati alla fiera. Riproviamo. Beh, la qualità del servizio non sembra promettere nulla di buono. Magari sono tutti occupati altrove. Non è così che si lavora. Servizio lento? Staranno sistemando i dettagli perché sia perfetto. Questa è la mia Marie, sempre incline all'ottimismo. Vi chiedo umilmente venia. Per lo spavento e per la lunga attesa. La mia presenza era richiesta altrove. Da qui in avanti prometto che non deluderò più il vostro ottimismo. Benvenuti al World's Fair Hotel. Prego, una firma. Prima volta a Chicago? Se dovessi indovinare, azzarderei che siete qui per l'esposizione. La fiera, sì, ma non solo. Diciamo che oggi è un giorno molto speciale per noi. Ah, luna di miele. Che bello, una meraviglia. Forse mia moglie, la signora Whitman, gradirebbe firmare. Sì, oggi è il primo giorno della nostra luna di miele. Congratulazioni. Beh, in tal caso è d'obbligo un servizio migliore. Vi sistemerò nella suite. Oh, beh... quanto ci verrebbe a costare? Stia tranquillo. Stessa tariffa di quella standard. L'extra lo offre la casa. Voi due siete i nostri primi sposini. Che gentile. Grazie, signor... Holmes. Harry Howard Holmes. L'albergo è delizioso, signor Holmes. Beh, vi ringrazio. L'ho progettato e costruito quasi tutto da solo. Siete un architetto, dunque? Architetto, progettista, muratore, medico, artista. Diciamo che coltivo svariati interessi. Notevole. Prego, date un'occhiata. Abbiamo vari articoli al bancone della farmacia. Porto i bagagli nella vostra stanza per verificare che sia tutto in ordine. Lasciate una nota se volete acquistare qualcosa. Andrà sul conto della camera. Grazie, signor Holmes. Davvero cortese. Il piacere è tutto mio.
Oh, mi perdoni, signora. L'avverto, mio marito non apprezza gli uomini troppo arditi. Sembra un individuo a posto. E come va il matrimonio? Direi divinamente. Proviamo a salire. La stanza sarà pronta. Hai trovato nulla di interessante tra i gioielli? Niente di grazioso? Sei curiosa, vero? Cosa ci sarà qui? Inizio a pensare di aver sposato un'avventuriera. Ruote panoramiche, stanze proibite. Siamo forse in cerca di brividi? Forse. Solo una stanza incompleta. Visto che succede quando cerchi il rischio? Se è una scusa per sottrarsi alla ruota... Lo so, non rinunceresti mai. Aspetta. Che cos'è? Non muoverti. Scusa. Vi siete persi? Stanza sbagliata. Ho un errore. Questa è in... ristrutturazione, non è sicura. Ma certo, noi... Vi sarà sfuggito il cartello con scritto... privato? Pare di sì. Ci perdoni. Non vorrete precipitare nel vuoto e spargere le vostre cervella ovunque, dico bene? No. Di nuovo, perdonateci. Non è nulla. Mi preoccupo per la vostra sicurezza. Non voglio vi succeda niente. Benvenuti nella nostra suite Luna di Miele. Grazie davvero, signor Holmes. Prego, godetevi il soggiorno. Con permesso, ho del... lavoro che mi attende. Sono sicuro che ci rivedremo molto presto. Incredibile, sembra quasi la stanza di un re. O di una regina. Oh, caro. Bacia questo. Non sei per nulla cortese. Ehi! Ha! Centro! Te la sei cercata? Dovrei preoccuparmi? Se sei furbo. Pietà, pietà! Ok, hai vinto. Niente di rotto? Solo l'orgoglio. Se offrissi di fare pace? Ho il sospetto che tu stia tramando qualcosa. Niente affatto. Ho un regalo per te. Chiudi gli occhi e vai allo specchio. Come sei astuto e romantico. Se mi arriva un cuscino in faccia, ti tiro un ceffone sul muso. C'è forse qualche problema? No. Apri gli occhi. Oh, Jeff, è davvero stupenda. La adoro. Bene. La vittoria è mia. Ora ti concedo quel bagno.
È bloccata. Possiamo provare a spingere? Apriti, sesamo! Grazie. Perché non ti radi mentre entro nella vasca? Poi potremmo fare un piccolo rendezvous. So cosa vuol dire. È un gioco erotico francese, vero? Basta, raditi. Ho il timore di essermi dimenticato il rasoio. La farmacia di sotto ne avrà. Non metterci troppo nella vasca. Tranquillo. Cosa? Oh mio Dio. Marie! Sei tu, caro? Jeff? Oh, vuoi forse fare un altro gioco? Ok, c'è un ladruncolo. Ti ho colto in flagrante, signor... Holmes! Salve, che ci fate voi qui? Jeff! Io dubito davvero che possa sentirvi. Ma non ho ancora finito. Shh. Non ribellatevi. Risparmiatevi inutili sofferenze. Cosa? Cosa avete fatto? Calmatevi, vi prego. Vostra moglie ha avuto un incidente. Problemi, signore? Perdendo l'ultima occasione di ribadirgli il vostro amore. Marie! Marie! No! Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Un posto per ogni cosa. Ogni cosa al suo posto. Wow, niente male. Oh, ma che meraviglia. Solo il meglio per te. Mamma impazzirebbe letteralmente. Sentite, che lusso. Buon uomo, lavorate qui? Salve. Benvenuti al World's Fair Hotel. Won't you spare me over till another?